Salve a tutti! Allora, di cosa parlerò oggi? Di come ripristinare il proprio sistema operativo su tablet o telefono di marca Samsung. A volte capita per gli smanettoni come me. Cominciamo! Allora, innanzitutto mettiamo il nostro dispositivo sotto carica. Avviamo il dispositivo con il tasto Home, il tasto volume basso e infine accensione. Teniamolo premuto finché non ci manda in modalità download. Un po' di pazienza perché il dispositivo era scarico al momento in cui ho effettuato il ripristino. Ecco qua, adesso sta in modalità download. In questa occasione sta aspettando da parte nostra cosa vogliamo fare. Ok, adesso passiamo al software. Stacco il cavo dall'alimentazione e lo attacco direttamente al computer. Ok, in questo caso ho utilizzato il programma Odin, che è il software che usa la Samsung per procedere per il ripristino. Questo è il file che ho scaricato da internet, dal sito che poi dopo vi metterò il link. Odin va ovviamente avviato come amministratore. Sulla voce app lì caricheremo il file che abbiamo scaricato. Ok, a questo punto è stato controllato. Se vedete, non è ancora connesso al dispositivo. Adesso sul dispositivo premiamo il tasto volume alto. Ecco, e va in modalità download. Effetti adesso è connesso il software al dispositivo. Avviamo la procedura. Ecco, se vedete, a questo punto purtroppo ci ha dato un fallito, voglio dire, perché il dispositivo purtroppo era scarico, allora ha perso la connessione, ma non ci sono problemi, riproviamo di nuovo che andrà bene. Riavviamo anche il dispositivo. Sempre nel suo sistema, tasto home, tasto volume basso, in più alla fine il tasto accensione. Ecco, si spegne e si riaccende di nuovo in modalità download. Premiamo di nuovo il pulsante, in questo caso ci sta dicendo che mi è andato il riavvio, bisogna rifare di nuovo la procedura di avvio download. Ecco, allora, tasto volume alto, download, si è riconnesso il programma. Poi pazienza, adesso si attacca. A posto, collegato. Adesso avviamo di nuovo la procedura. Come vedete adesso sta andando bene, che poi nel frattempo si è caricato un altro po'. A posto. Adesso avviato il reset e il dispositivo riavviandolo. Questo programma a questo punto non ci serve più, lo possiamo anche chiudere. Ovviamente in descrizione dopo vi darò il link del sito ufficiale della Samsung da dove potete scaricare il file originale per il vostro dispositivo. Allora, se vedete, il dispositivo dopo il ripristino si sta avviando tranquillamente. Ecco fatto. La procedura è molto lunga, dura circa 15 minuti, anche se io per questo di tempo ho messo un po' l'acceleratore.
Ok, a questo punto non vi posso dire, non posso aggiungere nient'altro. Mi auguro che le istruzioni siano state chiare e spero che anche voi possiate ripristinare il vostro dispositivo. Anzi, meglio ancora, vi auguro di non bloccare il dispositivo. Buona giornata.